Ci dici la temperatura che c'è nello spogliatoio? Ma è la temperatura alta, come è giusto che sia in una partita come questa. Non si è ancora alzata ai livelli massimi, perché la partita è domani sera, c'è ancora tanto tempo. Però vi dico quello che vi ho detto l'altra settimana: vedo i ragazzi concentrati, vedo i ragazzi sul pezzo, vedo la determinazione, vedo la compattezza di squadra in tutti gli elementi, sia quelli che pensano a oggi, pensano di giocare, sono veramente si sono combattati, si sono combattati, si pensa solamente alle sfide e alle partite, quindi questa è la cosa principale che è successa in questo periodo, insomma. Ci dici la situazione fisica così capiamo? Stanno tutti bene, tutto a posto? Sì, è logico che abbiamo fatto fatica a smaltire i postumi della trasferta di Alessandria, però i ragazzi non hanno infortuni muscolari, abbiamo ancora una giornata dove oggi può essere di rifinitura e quindi per sistemare ancora meglio le gambe, però stanno tutti bene, Quindi tutti a a lavorare. parte i soliti, purtroppo Greco che sappiamo. Teo, che sappiamo, è rientrato con la squadra mezzo e completo, quindi stanno bene. Il Cosenza parte con due risultati comunque a favore rispetto a Vicenza. Che tipo di partita vuole vedere domani? I numeri dicono che la percentuale sicuramente è a favore del Cosenza, perché sono arrivati davanti a noi in campionato, hanno il doppio risultato, quindi sicuramente la percentuale premia il Cosenza. Che partita mi aspetto? Intanto non ragiono sulle due partite, ragiono su una partita sola e quella domani è fondamentale. Poi dopo so benissimo ed è scontato dire che domani sera, alla fine della partita, è la fine del primo tempo. Però se mi accorgo che un mio giocatore fa dei calcoli o mi accorgo che i ragazzi pensano anche alla partita di ritorno, rischiano di non giocare. Io voglio che diano tutto quello che hanno e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo nella partita di domani. Poi in una settimana cambiano tantissime cose, valuteremo tutto quanto, siamo consapevoli, ripeto, che domani sera è la fine del primo tempo perché ci sono 180 minuti, però a me non interessa la partita in questo momento che ci sarà la prossima settimana, a me interessa quella che c'è domani sera e voglio che anche i ragazzi, i nostri ragazzi, la pensino così. Senti, Renzo Olivieri, che tu conosci bene, ha detto che concentrati sì, concentratissimi no. È giusto? Ma c'è sempre un limite che non va oltrepassato, perché sennò si va sulla tensione e la tensione è dannosa. Quindi Renzaccio ieri, dall'alto della sua esperienza, ha pronunciato parole sante, insomma, non bisogna andare oltre perché la tensione porta a fare errori, quindi bisogna sempre tenere un livello, sicuramente alto, però non bisogna andare oltre. Senti, questa partita è vero, tu vuoi tutto, eccetera, però gli equilibri sono fondamentali poi, no? Anche proprio perché è il primo tempo. Sì, però la squadra ha trovato un suo equilibrio che deve riuscire a mantenere naturalmente anche domani durante la partita, perché l'equilibrio che ha trovato soprattutto nelle ultime due partite è un equilibrio giusto e è naturale che dobbiamo assolutamente tenere anche domani. È un equilibrio sia di formazione che anche di modulo, quindi non ci sono da aspettarsi tante sorprese rispetto alle recenti partite, diciamo. Ma non sono mai stato un allenatore di quelli che squadra che vince non si cambia, quindi valuterò oggi, dobbiamo ancora fare un allenamento, ripeto, abbiamo smaltito da pochi giorni, da poco tempo,
anzi direi Boston di una partita fatta importante a Alessandria con annesso viaggio di ritorno in Pullman, e quindi abbiamo faticato un po' a smaltire questa partita, e quindi mi prendo il tempo fino a domani, e non è detto che occuperemo lo spazio in maniera diversa, non è detto che valuterò altri giocatori, insomma, di sicuro non sono quello che squadra che vince, insomma, non si cambia. Due parole su Cosenza invece, cosa ne pensi di questa squadra di Isoli? Vi ho detto che vuole vedere l'entusiasmo che c'è stato contro il Frosinone, contro il Pisa. Ma il Cosenza è una squadra, Isoli è un allenatore che ha una grande esperienza, è una squadra che fa poche cose ma le fa fatte bene, con intensità, è una squadra che ha giocatori che sono molto bravi ad attaccare gli spazi, è una squadra che sa difendersi, e quindi bisogna restare veramente concentrati su ogni palla, in particolare quando abbiamo noi la palla, perché quando abbiamo noi la palla loro, in caso di... quando noi perdiamo palla diventano pericolosi, sono pronti a ripartire con giocatori veloci, quindi bisognerà stare concentrati in tutte e due le fasi, sia in quella di possesso che in quella di non possesso. Mister Vincenzo, che arriva di rincorsa, no? Perché sì, a un certo punto sarà praticamente impossibile arrivare a queste due partite. Sia lei che Balzaretti avete ripetuto ossessivamente, anche nel momento in cui c'era da esultare, che bisognava stare concentrati. Non c'è il rischio che qualche giocatore abbia già percepito traguardo raggiunto? Non ha visto nessuna scavolata? Sarebbe veramente, concedetemelo, sarebbe veramente stupida sta cosa. Sarebbe veramente stupida. Inconsciamente, ovviamente. No, non ho questo sentore, sarebbe veramente una cosa stupida, perché loro sanno da dove sono passati, sanno cosa è stato fino a 20 giorni fa, sanno le critiche che hanno subito, sanno tutto quello che è successo in questa stagione, sono riusciti i ragazzi, e sono stati molto bravi, a rimetterla in piedi in tre partite, ma c'è la consapevolezza che è quella che è chiaro che non abbiamo ancora fatto niente, e se non avessimo la volontà di fare veramente qualcosa di importante, perché ripeto, a ora non è ancora stato fatto niente, e questa è la cosa prioritaria che ci dobbiamo portare dietro, se non avessimo questa consapevolezza che possiamo veramente fare qualcosa di importante, beh, sarebbe grave la cosa, però sono sicuro che me ne accorgerei. Senti, per finire, i tifosi, si va allo stadio strapieno, ci fossero stati biglietti, sarebbe stato, ho letto cifre veramente da capogiro, la risposta, noi che siamo vicentini, ne immaginavamo, sarà una spinta importante. Fino alla fine mi viene a dire, fino alla fine, nel senso che la scorsa settimana avevo detto e avevo chiesto, tra virgolette, di aspettare fino al 90° e poi avremmo tratto tutti quanti le conclusioni. Beh, dobbiamo farlo anche ora, ma non ho nessun dubbio, insomma, la risposta che è stata quella del pubblico è qualcosa di importante, ma non ora, in tutta la stagione, quindi siamo consapevoli che domani abbiamo alle nostre spalle un vento che spinge forte e che ci darà una grossa mano, e questo è quello, tra virgolette, che ci siamo meritati in queste tre partite, ma ripeto, non abbiamo ancora fatto niente, e con l'aiuto sicuramente del nostro pubblico domani, perché stiamo concentrati sulla partita di domani, quindi con l'aiuto anche del nostro pubblico potremo fare una buona gara. In una delle prime interviste che hai fatto hai detto che il Cosenza per carattere somiglia al suo allenatore Isoli, e ti chiedo in quanto questo Vicenza somiglia o comincia a somigliare a Baldini? Ma sicuramente il Cosenza ha iniziato ad assomigliare al suo allenatore, è arrivato qualche tempo prima di me, perché lui ha avuto la possibilità di lavorare qualche mese in più. Io sono già contento di quanto si sia compattata la squadra, e ho sempre creduto, e ripeto, sarò ripetitivo, al come si va in campo, e ho cercato di fare
far capire questo, i ragazzi si sono compattati, ora conta poco se la squadra assomiglia o no all'allenatore, ora conta fare risultato e centrare questo risultato è importante.